rappresenta Pino Daniele per te oggi e cosa ha rappresentato, il motivo per cui sei qui magari per salutarlo, qual è la sensazione che in questo momento stai provando? Beh, io non sono stato mai un grande fan di Pino Daniele, però ho riconosciuto in lui attraverso canzoni come Napoli, Una carta sporca, Nessuno se ne importa, un'eccellenza dell'arte musicale napoletana e campana, un vero maestro, una grave perdita per il nostro patrimonio culturale musicale. E io sono stato per la prima volta a un suo concerto al Giffoni Film Festival. Quando? Di recente? 2 anni fa, durante il Giffoni Film Festival, dove lui appunto faceva un concerto perché era ospite. Sono rimasto, anche se vabbè, cioè andavo lì non come appunto fan o suo seguace, rimasi colpito dalla sua performance che durò poco più di un'ora e subito a dire no, ma dove vai? Torna qua. Era contagiosa la sua? Sì, molto contagiosa, tutto, che male c'era, bellissima. Quindi sì, sono ricordiamo qui oggi. Sono qui anche per ricordarlo oggi, per ricordare quella sera di 2 anni fa a Giffoni. Grazie, ciao. Prego.